Pace e bene, cari amici, bentrovati. In questa 23ª domenica meditiamo sul testo del Vangelo secondo Luca 14:25-33. È un testo netto, radicale, bellissimo, in cui il Signore fa chiarezza su ciò che significhi seguirlo e soprattutto su ciò che ci impedisce di seguirlo. Vedremo in particolare tre punti dopo i quali risuona a mo' di ritornello: non può essere mio discepolo. Ciò che ci impedisce di seguire il Signore è l'attaccamento eccessivo agli affetti familiari, è ciò che ci lega eccessivamente a noi stessi e ai nostri progetti, è l'attaccamento eccessivo ai beni materiali. Ma vedete, prima di entrare nel testo è bene capire una cosa, che qui si parla di possibilità e impossibilità di seguire Gesù. Cioè, noi abbiamo una possibilità meravigliosa, accogliendo Gesù, credendo in Lui, iniziando a seguire, a vivere secondo la forma di vita del Vangelo, noi abbiamo la possibilità di seguire il Figlio di Dio, cioè di imitarlo, cioè di diventare sempre più simili a Lui, di vivere questa vita da figli di Dio, cioè un'altezza e una qualità di vita meravigliosa. Diventare capaci di amare da Dio, giungere a una pienezza umana e spirituale meravigliosa. Allora, se io non parto da questo, non capisco neanche tutto il resto, perché sembreranno degli sforzi per, non so manco io realizzare che cosa. Invece seguire Gesù vuol dire tutto questo, vivere da figli di Dio e passare anche il valico della morte e giungere con Lui alla beata immortalità, alla comunione eterna e piena con Lui. Allora, entriamo con questa prospettiva davanti ai nostri occhi in questo testo meraviglioso che ovviamente affrontiamo così nella semplicità e con una prospettiva esistenziale. Anzitutto abbiamo una folla numerosa che andava con Gesù. Gesù va verso Gerusalemme, sta andando per dare la sua vita e una folla va con lui. Lui proprio in questo contesto si gira e, diciamo così, pane pane, vino al vino, insomma, giù chiaro e preciso. Vedete, partirei da qui. Al Signore non interessa la quantità. Il suo problema non è perdere aderenti o aver pochi praticanti. Il Signore ha a cuore formare discepoli, persone che lo accolgano e scommettano davvero la loro vita sulla sua parola. Allora è netto, è chiaro, seguirlo non è facile. Si tratta di seguire Dio, di amare da Dio. Semmai è semplice, nel senso che Dio è chiaro, è limpido, è netto, siamo noi che siamo ingarbugliati, complicati, ma seguirlo non è facile. E allora lui vuole persone che gli rivolgano tutto il cuore e che scelgano liberamente di seguirlo, e nel seguirlo diventano man mano sempre più liberi di non solo seguirlo, ma di amare. Allora possiamo vedere come la sequela sia una grande pedagogia verso la vera libertà e verso l'amore pieno. Una sequela che un discepolo è chiamato non solo a iniziare, ma anche a portare a compimento. Allora il Signore dice: cos'è che ci impedisce di seguirlo? Anzitutto dice: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, moglie, figli, fratelli, sorelle, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Cioè, se io ho a cuore di più gli altri che non Gesù, verrà il momento in cui lo mollo. Cioè, non lo posso seguire perché già ho il cuore occupato. Se io ho assolutizzato, partiamo dal rapporto con i genitori, che a volte purtroppo è qualcosa che si è costruito nel tempo, cioè una dipendenza affettiva dei genitori. Pensate, per esempio, sono cresciuto dove i miei non mi hanno mai, non so, magari valorizzato, e ho sempre cercato ed elemosinato uno sguardo, la loro soddisfazione, o viceversa, che ho avuto dei genitori iperpresenti, iperprotettivi, che hanno proiettato su di me tutti i sogni, desideri e guai se dovessi venir meno. E allora io cosa vivo? Vivo per loro, vivo per, nel primo caso, per elemosinare la loro gratitudine, nel secondo col peso di non poter venir meno i loro progetti. Allora capite, se io rimango incastrato in questo schema, ma non mi rendo conto che i genitori
hanno un compito che è quello di aiutarmi a spiccare il volo, che mi hanno amato per come potevano, ma continuo a tenerli al centro e non potrò seguire il Signore e neanche posso aspettarmi che cambino loro. C'è un evento di maturazione che sono chiamato a vivere e con l'aiuto di Dio e delle persone che nel suo nome mi possono aiutare può accadere. Pensate alla vita dei santi, quando anche, non so, per esempio Santa Chiara ha corrisposto alla chiamata di Gesù, in questo caso alla vita consacrata, beh, i suoi si sono scatenati tutti contro, ma lei è stata salda, ferma, è stata lei a tagliare, è stata lei a mettere al primo posto Cristo nella sua vita. Ma questo può essere anche al contrario, un genitore che assolutizza il figlio, la figlia, e alla fine non fa un passo se non con lui, con lei, magari ha avuto problemi di relazione coniugale, ha proiettato tutto sul figlio, sulla figlia, vedi proseguo di attività familiari o vedi, non so, progetti futuri tra cui bastone della sua vecchiaia, ma questo può riguardare i fratelli, le sorelle. Pensate che se per me, il concetto di famiglia assolutizzato è quasi disincarnato, ma se alla fine mio fratello o mia sorella seguono una strada sbagliata o mi consigliano patate per carote, io devo essere pronto anche a venir meno alle loro aspettative se ho messo al centro Cristo. Ma se uno non ama di più Gesù, persino della propria vita, non può essere suo discepolo, perché sarà incatenato da qualche altra parte, capite? Qui si tratta di libertà, si tratta di seguire qualcuno che ti porta verso una pienezza. E ancora, il secondo punto è: chi non porta la propria croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Qui che cosa si intende per croce? Beh, la croce innanzitutto cos'era? Uno strumento di morte che è stato poi posto sulle spalle di Gesù. Quindi il Signore dice, è un'immagine, no? Chi non assume il mio stile di vita e non mi segue, perché? Poco prima ha detto perché ama di più la propria vita, perché non è disposto a rinunciare ai suoi progetti, non è disposto a sacrificare qualche suo progetto o aspettativa o a dirsi di no in qualche abitudine. Insomma, se uno non è disposto a seguirmi sulla via del dono di sé, ma vuol vivere e farsi i fatti suoi e vivere a mo' di ombelico del mondo, non può essere mio discepolo. Se non è disposto a seguirmi. Tante volte noi pensiamo di essere maestri già della vita, che sappiamo già tutto, soprattutto quando si cresce di età, ci sentiamo già della serie lei non sa chi sono io, ti insegno io, ma alla fine è vivere la vita da discepoli, lasciarci insegnare l'arte di amare, essere sempre come, diciamo così, al primo giorno di scuola, desiderosi di imparare l'arte di vivere da figli di Dio. E infine, dice il Signore, c'è il problema dei beni. Dice il Signore, usando delle immagini, no? Mo' di parabole, dice, ma chi è che volendo costruire una torre prima non si mette a calcolare se la può portare a compimento? Perché altrimenti, arrivata a metà, è una rovina, insomma, non la può compiere. O viceversa, chi parte in guerra e non fa il conto di quanti uomini ha, per non trovarsi a combattere 10.000 contro 20.000, così. Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Uno potrebbe dire, ma io mica posso vendere casa, lasciare il lavoro, i figli, ma qui si parla di un atteggiamento esistenziale più profondo, cioè ti dice, se tu sei, diciamo così, possiedi qualcosa e questo qualcosa ti possiede, cioè se c'è qualcosa a cui tu sei disordinatamente attaccato, che siano i tuoi beni materiali, che siano le tue prospettive, che siano le tue idee, che siano i tuoi ragionamenti, che sia il tuo giudizio, puoi metterci veramente di tutto. Se tu resti attaccato e non sei disposto a lasciare tutto per essere libero di seguire il tutto, non puoi essere mio discepolo. Cioè, vedete, qui non si parla di quanto ho, qui si parla di non essere posseduto da nulla, di non essere imprigionato da niente. Si tratta di mettere al centro Gesù per lasciarmi insegnare da lui, ripeto, l'arte di vivere e di amare da figlio di Dio. Allora c'è da chiederci, punto primo, chi è il re del mio cuore? Diciamo così, a chi ho dato il mio cuore? Posso dire che al di sopra di tutto amo il Signore, che al di sopra di tutto cerco la sua volontà con sincerità? Secondo. Poi
Posso dire di essere disposto a seguirlo in tutto e per tutto, di voler vivere secondo la forma di vita del Vangelo, nella mia chiamata, laddove Dio mi ha posto terzo. Posso dire che il mio cuore è libero, che non sono attaccato a nulla che mi impedisce di seguire liberamente il Figlio di Dio, di non aver il cuore legato a qualcosa della serie toccatemi tutto, ma non questo. Chiediamocelo. Perché guardate che il Signore non è venuto a togliere nulla, ma è venuto a darci tutto. E se qualcosa ci impedisce di seguire il tutto, che è Dio, che il Signore ci doni la forza di metterlo al suo giusto posto, perché non commettiamo l'errore di mettere le cose inferiori su quelle superiori. Pace e bene, e buon cammino a tutti.